Il ritorno in Serie A del basket torinese lo facciamo collegandoci al telefono dopo che ha smaltito la sbornia della promozione con Domenico Marchese, ufficio stampa PMS Basketball Torino. Buongiorno, buonasera Domenico. Buonasera Cristiano e buonasera a tutti quanti. Basta le scaramanzie. Torino è ufficialmente in Lega 2. Ecco, allora, devo dire che da venerdì ovviamente avete già un po' smaltito i postumi della sbornia festaiola, però raccontaci un po' quello che è successo con questa vittoria in gara 3, 3-0 nella serie, confermato il dominio della squadra di coach Pillastrini di tutta la stagione. Una partita veramente fantastica, Cristiano, un'emozione continua durata 40 minuti in un palazzetto infuocato, quello di Matera, il Palasassi di Matera, 3.000 persone, molti tifosi, tanti anche venuti lì per insultare i giocatori torinesi, ma la risposta dei ragazzi è stata veramente eccezionale. Bisogna considerare che a metà gara Matera era in vantaggio 40 a 23, più 17. Poche speranze per chiunque, non per i giocatori di Torino che con un terzo quarto clamoroso, chiuso 26 a 9, hanno impattato quota 49, quindi 49 pari. Poi nel finale si è arrivati punto a punto, lì c'è stata la zampata vincente di Lorenzo Gergati, un giocatore fantastico che ha chiuso a metà gara con 2 punti, ha segnato 21 punti nei 20 minuti finali e ha trascinato veramente insieme ai compagni la manita al PMS Torino alla vittoria di questo campionato di Divisione Nazionale A. Una grande festa, una vittoria per tutta quanta la Torino cestistica, celebrata anche con 100 tifosi che hanno aspettato i ragazzi all'arrivo all'aeroporto. Grandi feste, sì, festeggiamenti sbornia, diciamo principalmente il giorno stesso della finale, e poi adesso si inizia già a lavorare per la prossima stagione, ma prima voglio dare l'appuntamento a tutti i torinesi che vogliono festeggiare per sabato alle 18 al Pala Ruffini. Ci sarà la grande festa celebrativa di questa impresa sportiva, perché è vero che la PMS ha dominato il campionato, è vero che era tra le favorite, ma io sfido chiunque a fare 21 vittorie su 21 partite, a vincere un campionato con 3-0 in semifinale, 3-0 in finale playoff, con tutta la pressione addosso dell'obbligo di ottenere quello che ci si era prefissati. Certo, davvero una vera e propria impresa sportiva, perché partire con i fuori del pronostico è ancora più complicato che riuscire a vincere da outsider. Dunque, sabato, grande festa. Tu sei un grande appassionato, anche storico, della pallacanestro torinese. Sono passati 18 anni da quel 1995, ultima esperienza di Torino nella Serie A, che poi per problemi economici perse per strada. Che ricordo hai dell'ultima volta di Torino in Serie A? L'ultima volta in cui ho visto Torino in Serie A, devo dirti che c'era una sensazione strana, nel senso che la squadra aveva comunque ottenuto un ottimo risultato, ciò nonostante l'autoretrocessione fu veramente un colpo incredibile. Io quello che mi ricordo di più, riguardando indietro, sono le sfide contro Livorno, contro Pesaro, contro Cantù, contro Milano, partite che veramente entusiasmavano gli spettatori. Ruffini era caldo, gremito, e voglio proprio sottolineare questo piccolo particolare. Tante società pensano di poter tornare su palcoscenici a loro più consoni acquistando i diritti oppure facendosi ripescare. Io sono chiaramente una voce di parte perché faccio parte della società, però vorrei sottolineare davvero la caparbietà di questa società che ha avuto più volte la possibilità di saltare dei passaggi. Non è stato fatto perché prima di tutto bisogna far rinnamorare la Torino cestistica della propria squadra. Mi pare che il risultato sia stato sicuramente positivo e diciamo che chi non si ricorda tanto bene la Lega 2 di qualche anno fa adesso potrà rinfrescarsi la memoria. Perché dal prossimo anno arrivano gli americani, dal prossimo anno arrivano le varie Pistoia, il prossimo anno ci sarà il derby con Biella, ci sarà il derby con Casale, insomma,
se il passato che è riferito a 3 giorni fa è stato entusiasmante, io sono sicuro che la prossima stagione sarà veramente un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano lo sport e la pallacanestro. E io capisco che è presto naturalmente per parlare di quello che sarà la prossima stagione, ma è chiaro che il salto tra DNA e Lega 2 è notevole dal punto di vista tecnico, ma credo che le ambizioni della società siano quelle di fare un campionato da vertice, o sbaglio? Le ambizioni della società sono quelle principalmente di consolidarsi, eventualmente sappiamo tutti quanti che il 2015 Torino sarà capitale europea dello sport e sarebbe bello poter festeggiare un ritorno in Serie A1 proprio nell'anno di maggior prestigio per lo sport torinese. La PMS si è prefissata questo obiettivo, quindi io credo che il prossimo anno verranno confermati molti giocatori, si cercherà di confermare quanti più giocatori possibili, perché bisogna sempre ricordare che la pallacanestro è uno sport di squadra e se quest'anno la PMS ha vinto è stato sì grazie al talento dei loro giocatori, ma anche grazie, come dicevamo lo scorso intervento della scorsa settimana, al grandissimo gruppo che è stato creato, alla coesione che c'è in campo e fuori, veramente un clima incredibile che soltanto vivendolo dall'interno si può capire. Io sono convinto che con l'aggiunta di 2 stranieri, 2 americani e in più qualche piccolo aggiustamento, molti giocatori di quest'anno possano ancora dire la loro in Lega 2. Sono giocatori giovani, sono giocatori di talento, ripeto, secondo me bisogna preservare il gruppo e garantire emozioni al pubblico torinese. Loro sono ragazzi come noi, come tutti quanti, e proprio questo è il bello. Bene, grazie Domenico, perché anche al telefono qualche giorno dopo riesci a trasmettere ancora l'entusiasmo come se la partita fosse finita da mezz'ora. Grazie mille, ci vediamo e ci sentiamo presto. Grazie. A presto.